Ciao! Allora, questa sarà la seconda parte degli acquisti che ho fatto a Londra. Nello scorso video vi ho fatto vedere gli acquisti che ho fatto da Boots, ora invece sono un po' di acquistini misti. Parto subito con lo shopping da Cat Kidson. Come sapete sono andata, vi ho fatto vedere anche la foto su Facebook, da Cat Kidson in Portobello Road, nel quartiere Notting Hill di Londra. E ho preso due cosine proprio. Allora, la prima cosa che ho preso è questo portachiavi, diciamo da mettere al collo, che è un portachiavi che voglio utilizzare a lavoro. Ne ho uno veramente poco fashion, invece questo secondo me è molto più carino. Ho pagato 3 sterline, quindi un prezzo veramente ragionevole. Floreale sul blu con questi fiorellini rosa, azzurri e gialli. Veramente molto carino, col suo moschettone finale, e questo lo voglio utilizzare per le chiavi dell'armadietto, le chiavi dell'ascensore, eccetera eccetera. Quindi mi sembra, non so, mi sembrava molto carino, raffinato, fantasia floreale. Cat Kidson ad esempio è un marchio che a Mattia non piace minimamente, perché è troppo floreale, ecco. Vi mostro poi, così giusto perché tanto lo faccio vedere al volo, non è per me, questo è per una mia collega, è la folding bag, la borsa ripiegabile, quelle, le borsette da come si dice, da spesa, ecco. Questa è con la fantasia classica di Cat Kidson, quindi quella appunto sull'azzurro con i fiorellini rosa, molto molto carina, pagata 8 sterline. Quindi un prezzo un pochino alto. Infatti io vi farò vedere quella che ho preso io poi, che non è di Cat Kidson, perché mi sembrava un po' troppo per un sacchettino appunto per la spesa. E poi l'altra che ho preso è lei, che fa parte dei prodotti Se non ce l'hai non sa nessuno, una tazza di quelle diciamo simile Starbucks da passeggio, mettiamola così, perché ha il suo beccuccino. Questa è in melamina, quindi tipo quelle di Rice, e ha questa parte diciamo gommata, antiscivolo, un pochino ondulata, per prenderla in mano appunto anche quando è bollente. La tazza appunto è in plastica, quindi non si rompe, e poi ha questo tappo richiudibile, rigido, però non è gommato, con il suo beccuccio per bere appunto per le bevande. E questa qui ad esempio la porterò stasera che vado a fare notte, e la voglio provare, ecco. Secondo me è veramente molto molto carina, l'ho presa di questa fantasia floreale, non la classica appunto, però anche questa è veramente carinissima con il tappo azzurro. E ce n'erano 5-6 modelli, erano tutti uno più bello dell'altro. Questa l'ho pagata 8 sterline, però mi ero già prefissata di prenderla, era un prodotto che dovevo assolutamente comprare. Poi sono andata in un negozietto che si chiama Apple Tree Boutique, sempre a Portobello Road, e ho preso due cosine. Ho preso questo portamonete carinissimo, secondo me, anche qua fantasia floreale simile a Cat Kidson, però questo l'ho pagato 2,50 sterline, e da Cat non ho trovato i portamonete tipo nonnina style con la chiusura fatta in questo modo, ed è praticamente di un materiale tipo un po' impermeabile, un po' plastificato, ecco. È veramente carinissimo anche questo, da mettere in borsetta per le monete, perché sennò il portafoglio ogni volta è troppo gonfio, e allora ho deciso di lasciare le monete a parte. 2,50 sterline, quindi un prezzo veramente accessibile. E poi sempre nello stesso negozietto ho preso questi orecchini qua, non so se riuscirete a vederli, più che altro se mette a fuoco a questa distanza. Pagati sempre 2,50 sterline, sono semplicissimi, delle semisfere rivestiti di stoffa azzurro Tiffany, e secondo me per l'estate sono una bomba. Come sapete io utilizzo gli orecchini a lobo, quindi questi appena li ho visti mi hanno colpito subito. Sono poi andata da Paper Chase, che è un negozio che per le cartopazze come me è da perdere la testa assolutamente, pieno di cosine molto carine, ma anche lì non poi così tanto economiche. Mi sembra che c'è anche lo shop online, quindi diciamo mi sono fatta l'idea dei vari prodotti nel caso anche lì shopping online, peccato, vabbè, amen. E niente, questa è appunto la gemella, quella di Cat Kidson, questa l'ho presa per me, pagata 4,50 sterline, quindi sicuramente di meno rispetto a quella di Cat, Cat come se fosse una mia amica, no? E ha il suo moschettone
e mi sembra molto carina come idea da agganciare alla borsa, e ha questa fantasia un po' vintage, un po' shabby, c'è anche qua floreale però con delle stampe, con una mappa, non so se riuscite a vederla, comunque è molto molto carina. Non sto lì ad aprirla perché appunto è già chiusa, quindi non voglio, poi so già che non mi verrebbe mai un pacchettino fatto così bene, e la vado a mettere in borsa per quando poi uno va a fare la spesa, che no. Io ho dei sacchetti quelli, come si dice, quelli che danno adesso al supermercato perché si rompono con niente, e queste invece sono molto belle. Quelle che avevo hanno un po' delle fantasie così, e questa ho detto vabbè, la prendo perché secondo me è molto molto carina. Poi grazie a Michael del canale Michael con la K, che saluto tantissimo, e se non lo conoscete vi lascio il link al suo canale qua sotto. È un ragazzo di Bologna veramente simpaticissimo, che fa dei video molto carini e dà tantissimi spunti per acquisti, cose così. Aveva parlato di questo marchio che è Wittard, che fa appunto tè, e aveva fatto vedere proprio questo tè, che è un tè solubile, che lui ha preso a Bologna, ma Bologna si trova tutto, cioè veramente, e forse da Gallina Svizzera lui l'aveva preso, o da fabbrica, aiuto, no, non lo so, forse da, no, non voglio pronunciarmi, comunque mi aveva incuriosito, perché è un tè istantaneo, cioè quindi non è un tè da infondere, ma un tè solubile che è istantaneo in polvere, e l'ho annusato perché ho detto vediamo se mi può piacere, perché già dalla descrizione mi aveva subito incuriosita. L'ho annusato un pochino lì in negozio e deve essere qualcosa di stratosferico. Stanotte appunto faremo questa associazione e lo farò provare anche le mie colleghe. Praticamente si può utilizzare sia freddo che caldo, quindi anche in estate per fare il tè freddo. Qui dice di mettere 3 cucchiaini di tè e praticamente 200 ml d'acqua, e si può appunto servire freddo o caldo, e questo ha profumo di miele, ha miele, albicocca e vaniglia, quindi molto dolce. Si chiama Dreamtime, però dicono che sia appunto, le ragazze del negozio mi dicevano che era uno dei più famosi come, diciamo, come si dice, gusto, sì. E ce n'erano veramente tantissimi di tè, c'erano anche delle cioccolate molto particolari, forse anche di questo esiste lo shop online, nel caso vi lascio qua sotto tutti i link, e boh, non so, mi ha incuriosito tanto, non l'ho ancora provato, però solo non usarlo veramente deve essere qualcosa di eccezionale. Poi vi faccio vedere due scemate che ho preso da Tesco, che sono i supermercati aperti tipo fino a mezzanotte, così. Questi non li ho mai visti in Italia, se qualcuno li ha già visti in qualche supermercato me lo dica, perché sono una bomba. Si chiamano Twix Mix, io adoro il Twix, e sono queste palline o con i biscottini sbriciolati o con il caramello. Io adoro il caramello veramente, cioè per me è sublime, e quindi ne abbiamo preso tipo 3 confezioni, cioè veramente buonissimi. E poi non potevo non prendere le kettle, queste ad esempio sono al sale marino e aceto balsamico, ancora non le ho prese, però non le ho assaggiate, ne avrei potuto prenderne 200.000 tipi, le avevamo prese per mangiarle lì, poi in realtà me le sono portate fino a casa, ecco. Poi ho preso delle caramelline, che sono le famosissime gelatine tutti i gusti più uno di Harry Potter. Queste le sto tenendo racchiuse nel sacchettino perché dobbiamo fare la challenge io e Mattia, e quindi non voglio leggere i vari gusti e associarli ai colori, perché appunto deve essere una challenge, e qua già Mattia mi ha detto tu vincerai perché sicuramente hai barato. In realtà no, prometto che le ho qua dentro, non le sto guardando, e appunto sono le caramelline, come si chiamano, jelly bean, che hanno dei gusti un po' particolari, oltre che classici buoni ci sono anche dei gusti un po' e quindi faremo una challenge io e Mattia, e secondo me sarà molto divertente, quindi prossimamente su questi schermi, su questo canale, queste caramelline, appunto la challenge Harry Potter. E infine vi mostro i pezzi forti appunto dello shopping. Allora, questa che è una fascettina presa da Topshop, l'ho presa alla cassa al volo perché mi piaceva l'idea, anche se ho bisogno del vostro aiuto perché non so come si porta, cioè sembro mini più che altro, spara, boh, cioè all'interno c'è il fil di ferro, però boh, non so se è così, può essere carino. Mi rivolgo soprattutto alla mia amica Magali perché lei le usa tantissimo le fascette così,
e sta da Dio lei. Io invece, boh, non lo so, mi sento un pochino, boh, po', diciamo, Biancaneve, e quindi fatemi sapere. E poi chiedo consigli ovviamente alla mia personal shopper, personal stylist, Marta del canale Lulaida, Lulaida Cat, anzi forse, e comunque anche di loro vi lascio i riferimenti qua sotto se non lo conoscete, perché appunto chiedo lei come si indossa questa, se secondo voi mi può star bene, fatemi sapere. E niente, praticamente è tipo similpelle, un rosa antico, rosa cipria, comunque un colore molto neutro, abbinabile un po' con tutto. E appunto oggi ho fatto questa treccia laterale che non ha nessuna intenzione di stare ferma, anzi, vedete che continua a toccarmi, questa cosa mi fa imbestialire. Da Topshop poi ero entrata, a dire il vero, per prendere dei jeans, i classici jeans vita alta, quelli con il taglio sul ginocchio, ma alla fine li ho provati, riprovati, poi ho detto vabbè, li ordinerò online, mi sono presa taglia, modello, eccetera eccetera, perché sono rimasta folgorata da questo vestitino. Un vestitino nero che apparentemente sembra semplicissimo, ma ve lo farò vedere indossato in un outfit, perché secondo me è qualcosa di wow, un po' aggressivo. Infatti anche Mattia fa bello aggressivo questo vestito, è della linea Petite, quindi la linea Petite, anzi scusate, la linea fatta apposta per quelle nane come me. Anche i jeans sono della linea Petite, quindi veramente arrivano giusti, non c'è bisogno di tagliarli, sono tagliati al ginocchio e il taglio è realmente sul ginocchio, perché sennò poi appunto viene sfalsato, perché per una alta hanno anche, però mi sembra, le taglie tall, quindi per chi è alto. E questo è carinissimo con questa finitura a vivo, ma tipo stile nuvoletta, non so neanche io come descrivervela. Smanicato, nero, molto corto, e anche comunque alla fine ha questo, sempre lo stesso identico motivo. E poi qua è praticamente aperto qui, cioè quindi appena sotto il seno, diciamo, non proprio a livello dell'ombelico, più alto, ha questo spaziettino, ma veramente a descrivervelo perde un sacco, cioè ve lo farò vedere sicuramente indossato, magari prossimamente vi faccio un outfit con questo vitino qua, perché secondo me è molto molto carino. Pagato 30 sterline, ma veramente l'ho visto e ho detto vado a provarlo. Mattia com'è? Aggressive, yeah, vai, preso. E poi ho preso lei, che era da tantissimo che volevo acquistare. Alla fine, fra quale modello scegliere o non scegliere, ho scelto la classica. Ho scelto la classica Longchamp blu navy, il modello appunto le pliage, quello in nylon, in tessuto comunque, che secondo me non è poi così poco resistente, bisogna fare un po' attenzione agli angoli da quello che so. Adesso è tipo super riempita, ha appunto i manici e la patellina qua in, mi sembra, pelle in bacchetta, forse qualcosa di simile, marrone, e mi piace tantissimo, veramente. L'ho già utilizzata, appena sono tornata a casa, boom, l'ho messa come borsa da utilizzare, e vi farò un bel what's in my bag con questa, perché alla fine ve la proporrò appunto per il what's in my bag, con tutta l'organizzazione, diciamo, della borsa. L'ho pagata un po', nel senso un pochino di più che in Italia, ma soprattutto, mannaggia me, in aeroporto c'era il corner di Longchamp e mi sarebbe costata di meno, 10 sterline in meno, ma sapete quelle cose che quando tu hai già comprato una cosa non devi andare a vedere il prezzo di nuovo, perché sennò ti viene il nervoso, e invece io sono andata a vederlo. Però vabbè, amen, era una cosa che veramente volevo, il secondo autoregalo di compleanno, mi piace tantissimo. Alla fine non ho preso la Neo perché era blu con i manici, con il manico blu e con la tracolla blu, e secondo me questa, boh, non so, con il contrasto di quel marrone ha quel non so che di particolare, ecco. Pur essendo una borsa veramente molto leggera, adesso è super riempita e diciamo da viaggio, secondo me, per quando si viaggia, secondo me è una borsa comoda, anche perché si può richiudere, ma ve la farò vedere poi prossimamente. E niente, quindi questi erano praticamente tutti gli acquisti che ho fatto da a Londra, diciamo, nei vari negozietti. Spero di avermeli fatti vedere tutti, di non essermi dimenticata qualcosa, perché è la seconda volta che giro questo video, perché poi alla fine ho dovuto dividerlo. E niente, se avete qualche domanda nello specifico su questi sulle cosine che vi ho mostrato, scrivetemelo qua sotto.
nell'info box, oltre che a vari link nei vari canali delle persone che cito, eccetera, eccetera, ci sono anche i link dei miei social. Come sapete, appunto, mi trovate su Instagram, su Twitter, su Facebook, Google Plus, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi video. Ci vediamo e un bacione. Ciao!